capita spesso che quando qualcuno, pur rispettando le regole di un particolare gioco, le utilizza in modo non convenzionale e da questo ne trae un vantaggio, i concorrenti, che ne rimangono ovviamente sorpresi, cominciano a strepitare urlando al trucco, alla furbata, alla scorrettezza, a non si fa così, quando invece si tratta semplicemente di aver utilizzato appunto la nostra creatività. Quando possiamo chiamarla, quando possiamo definire trucco questo tipo di interpretazione o semplicemente un colpo di genio? Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o come spesso mi si definisce, qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. E siccome, come spiegavo ieri, molto spesso per ottenere i risultati bisogna essere creativi, bisogna saper uscire dai sentieri battuti, di questo parliamo stasera. Gli appassionati di calcio ricorderanno che una ventina d'anni fa, di fatto il 17 gennaio del 99, durante la partita Lazio-Parma, Roberto Mancini si inventò uno dei gol più belli della storia. Cos'era successo? Lazio doveva rientrare da un calcio d'angolo, come al solito si forma la barriera perché, per chi non è pratico, è una posizione piuttosto pericolosa perché di solito chi fa il rientro dal calcio d'angolo passa un compagno che infila direttamente in porta. E quindi tutti ovviamente con gli occhi puntati a chi poteva essere pericoloso. In quel contesto Roberto Mancini era in una posizione quasi indifferente, fuori posizione, e nessuno lo stava tenendo d'occhio perché non sembrava rappresentare alcun pericolo. Per la sorpresa di tutti, chi ha rimesso in campo, mi sembra Mihajlovic, passa proprio a Mancini, che segna un gol volante di tacco e sorprendendo il portiere, che non si aspettava minimamente una palla da quella direzione. Ovviamente c'è stato all'inizio un sollevamento di quasi indignazione mista d'ammirazione, perché non si era mai visto fare un gol di quel tipo in quella posizione, ma l'arbitro non ha trovato assolutamente niente da ridire, perché nessuno proibisce di far gol in quella maniera. Inutile dire che da quella volta, ogni volta che qualcuno rimette in gioco dal calcio d'angolo, si sta attenti anche a quelli che possono intervenire in quel modo. Ecco, il punto interessante in tutta questa storiella è che la possibilità di fare gol in quel modo è sempre stata presente, ma in quel momento qualcuno si è accorto che si poteva fare. Questo vale in mille altre situazioni, che si tratti di interpretare le regole della giurisprudenza, che si tratti di interpretare le regole commerciali, che si tratti di appunto di cambiare le regole del gioco. Ieri parlavamo del fatto che non si era mai visto un telefono senza tasti ed è arrivato qualcuno che ha fatto il telefono senza tasti. Allora, ogni volta che qualcuno ha il coraggio di spostare un po' più in là il limite di qualcosa, ci si rende conto che questi limiti erano solo nella nostra mente, perché, come dicevo, la possibilità di fare gol a quel modo c'è sempre stata, semplicemente nessuno l'aveva vista. Questo vale, ripeto, per tutta una serie di regole commerciali, di regole civili, che noi diamo per scontate, ma che, sempre pur rispettando le regole, si possono in qualche maniera aggirare o interpretare in maniera diversa, producendo qualcosa di effettivamente nuovo, che di solito appunto getta nello scompiglio gli avversari e fa gridare allo scandalo, al trucco, alla mossa scorretta. Ma qualcuno ricorderà, è una cosa di cui si parla poco, ma quando c'è stata la prima guerra nel deserto, mi sembra nel 92 se non vado errato, e gli iracheni erano nelle trincee,
l'esercito americano non si è creato il minimo problema, non ha fatto l'attacco con i carri armati, non ha fatto l'attacco con le mitragliatrici, ha fatto l'attacco con i bulldozer, seppellendo vivi migliaia e migliaia di soldati iracheni. Ovviamente grande scandalo, ma non era chiaro perché se si potevano bombardare gli avversari non si potessero seppellire con dei bulldozer. È semplicemente, scusate, un'interpretazione creativa e tragica delle regole. Quindi, che si tratti di commercio, di un gioco, di relazioni, di qualunque altra cosa, ogni volta che ci possiamo dei limiti, conviene chiederci, ma questi limiti sono reali o esistono solo nella mia mente? Non c'è un modo diverso di vedere le regole e quindi, pur rispettandole, non si possa arrivare a un risultato migliore? Spesso cancellando i pregiudizi e lasciando libera la mente di spaziare si ottengono risultati veramente incredibili. E chissà che non sia tu a fare il prossimo gol di tacco che ha fatto, quel gol di tacco che ha fatto la storia. Buon proseguimento di serata.